Se mi mandi... Vabbè, a parte mi dovrebbe arrivare una video di telefono. Vai sul mio canale. Sul tuo... Eccola, mi è arrivata l'analitica. AI. Call Lisa. Call Lisa. Già sta un brisco con furore. Tanta roba, eh? Hai visto che cazzo ci fai? Oh, è uscita la stream. Sì, sì, da un brisco con furore. Ma hai visto quanto costa? $224. Però non ho capito se è buggato o no, perché l'obiettivo è di 25. Il goal è di $25,000. Il cazzo ha superato, hai capito? Hai visto? È tanta roba sti cose, dovrebbe costare 1000 euro. Ajmi, so. Io me lo prendo. Stai vedendo la stream? Yes, e metto il ritardo minore possibile, dammi in, la potenza. Sì. Temi sul like a solo. Hai messo? Il like da solo. Il live. Posso scappare? Ma tu Ansel non è supportato con la 1050. Ansel? In teoria sì. Ti consiglio di mettere anche a C3 e poi metti il primo slot, metti i dettagli. Oh, si vede ancora, cioè la sprinta grafica è più bella. Dice che devo riavviare il gioco per che cazzo? Veramente? Perché il gioco si è attivato. E che c'entra? Ah, c'è iniziato proprio la funzione Ansel. Sì. Ma che sta? Ma perché io lo cambio? Cioè, lo cambio. Ma che sta più unito, eh? Che ci fu samurai. Ah, se loro ridate un po'. Che sente atta. Ma cosa ci fa? Sì, vabbè, ma tanto al finale questo. Mo' ti fa vedere lui. Angelo Ad, ci schippa. Ah, non ancora da lui. Isshin no kunitori kara. C'hai tipo 7 secondi di ritardo, no? Cioè. Ashina no kuni wa shayou ni ari. Okami no shinobi wa subete o ushinatte ita. Sodate no gifu mo. C'è il joystick. Cosa? C'è il joystick attivo. Sì. Perché? E va. E funziona. Con un PS4. Funziona, dico. Sì, sì. Allora ho buggato per sotto. Sì. No, di andare di là. Ah, ma qua sta la nostra pare. Secondo me stavo con il tesoro là. Ah, sì, metti DLC RT, io mi sono invertito i tasti, ci sta l'attacco con R con RB, è meglio ti sto dicendo che prima che incominci a giocare secondo me è molto meglio metterti l'attacco con R2, perché qua è inverso, c'ha l'attacco con R1 e la difesa con L1. Io ho fatto l'inverso. Guarda, metti i comandi, guarda che ti esce. Mi dai i comandi con la tastiera, non con il joystick. No, come ci sta? Eccolo, quello della... No, c'era. Se vai indietro, c'era. C'era proprio il joystick sopra la cosa. Questo, configurazione da...
Ah, opzioni di dispositivi di input, port. Eccolo. È inverso di questi. Poi non lo so, secondo me è meglio quei grilletti, fatta, come tutti gli altri giochi, capito? No, hai sbagliato. Hai sbagliato. Perché? Che te pare quel R1? Devi fare L2 per pararti, R2 per attaccare. L1, R1 metti il rambino, L1 metti l'altra cosa che non mi ricordo che si fa. L2. No, L2. Che stai creando? In che senso, scusa? Deviazione L2 devi mettere. Ah. Capi, è come se metti il mirino qua L2, quello però io dice. Che poi sarebbe a... perché pari il colpo. Ma scusa, che dato l'ho da lasciare, sì. Il rampino devi mettere L1. E il coso prostetico devi mettere R1. Ma tutto contrario, non mezzo che fai nessuno. Boh, secondo me non lo trovo. Ma poi Rim, quando ci bloccherò il rampino. Ah, comunque mi ha fatto scoprire che c'è una rete là, c'è una cosa... Io non avevo guardato dietro. C'è stato sicuramente qualche oggetto. Dovete come si arriva qua? Che è di lag? Non mi piace, non è molto fluido. Strano. Che non è che c'ha tutta sta grafica, eh. Non a me non lag. Vabbè, ma grazie un cazzo. Thank you.
era bloccato Skype. Ah, ok. Quindi ora sono c***o a zero. Già vi. Che resta? Ancora settato? No, no, ha già fatto. Vabbè, ma non so perché forse sono rimasto indietro. Infatti, dal vivo. Poi diciamo, vabbè, ma non è così difficile sto gioco, pensi? Poi dopo vai più avanti e già... Ah, vabbè, forse non era manco guido perché stavi a streamare. No, mo sono a streamare. Dico forse quei settaggi mo ti lag... non era fluido perché pure perché sei a streamare, dico forse. Uè, bambino. Dimmi, secondo te maschio e femmina? Fammi sentire la voce, spi. Hisashina, bocca mio. È una femmina. Invece è maschio. Cioè dai dialoghi capisco, cioè di come parla lui con lei, lui quello che cazzo è, dice che ma vedi mio signore gli dice. Ah. Invece è una femmina. Guardala, c'è pure la voce. Cioè si se ne forse i transgender. Ma forse è un bambino, cioè è solo un bambino, per questo c'è la voce così. Boh, però te ne ha tutta l'aspetto di una femmina. Cioè, è proprio femmina, cioè, si vede. Cazzo lo ha? Non lo so, boh. Io sto video già l'ho visto. Non lo so, prova a premere, non l'ho tolto perché volevo capire la storia. Lama venerata. Mo mi è asciuto. Sì, questa poi una volta che finire non magia. Sono hashista non mi schietara asino habuede ai hora mukashi kikase sono to tayori. Come sa usare la fiaschetta? Non la dice adesso? È mai hit, ma non mi esce. Boh, perché ancora devi annunciare Rob Dashblock. Ah, giusto. Ah no, la devi mettere, beh. Troppo tardi. Adesso mi è uscita. La dovevi impostare. No, sali sopra. Già fatto. Che palle sto ritardo. RT, attacco. Non fa ste cazzate. Ma non posso fare i perri. Un po' difficile. No! Ho perso il segnale. Strunz. A volte attaccare continuamente il nemico non è abbastanza per avere la sua postura. Devi deviare gli attacchi in un altro modo. Esatto. Hai fatto per... Sì, ma non è così semplice dopo.
visto adesso per esempio ci sei riuscito. Ah, se tieni premuto il, cioè quadrato, ti dà tutti tutte le loro risorse, tipo le monete, queste cose qua. Però se non te la, mi sa che ancora non lo faceva sta cosa, perché non le vedo che le cacciano le monete queste. Ce la vedi. Oh, via chi? Chi vai, vai. Ma questo sarebbe il primo boss che dicesti? No, mi sei una stronzata. Vabbè, mo a giambara, mo non lo so. Chi la... mo per esempio non dire manchi monete cose, ma si fottono sacchi monete ogni volta che muoio. Ora per esempio ce l'hai di nuovo la fiaschetta, capito? Anche se non la vedo. Sai che c'ha sto gioco che non... tu attacchi, no, dopo premi LT per pararti e non si para. Infatti devi capire quel meccanismo là. Shinobi-san. Ma mettere... non te la fa mettere nell'inventario rapido, eh? Questo devi deviare, devi il colpo e poi fai dei fail perdi qua. Ecco, vedi la barra sopra tua. Quando c'è tutta quella barra piena, è il momento in cui devi spammare proprio, perché non c'ha più forza, via, come si dice. Ma è forte. Non riesco a pararmi. Allora ti pari, ti tieni sempre parato, poi appena vedi che si sta aumentando la tua barra che è quella sotto, ti allontani, premi cerchio, e cerchio e ti butti indietro e fai le schivate, tenendo parato. Vabbè, però lo dovresti già fare, pure se tieni premuto quadrato, prova se tieni premuto quadrato. Vedi, già ti fa la respirazione quando viene premuto quadrato. Visto, quella è la schivata. Io si chiama far forza. Ma che si fa? E mi sto imparando come da Fugio. Non attaccare quando loro stanno attaccando, perché la maggior parte delle volte vengono loro sti bastardi. Cioè, ma ci sono piccolini, vedo. Lo so. Io sono arrivato a un punto dove sto adesso, che praticamente prende e corre e me li porto tutti dietro, capito? Per arrivare direttamente al boss. Aspetta un attimo, mettetemi cuffie.
Sono tipo agitato. Non lo so. Come faccio a impostare Sekiro con poi cuffie, mo? Funziona perché a volte devi riavviare il gioco poi. Non va. Ma si sente un casino comunque. È come un... come da dove? Lo tiene proprio vicino un microfono. No. Ma si sente proprio tutto wind in un microfono. Quanta roba. Mi ha messo una gioca senza audio però. Penso che non serva, no? No. Ma tu Detective Pikachu l'hai visto? No. Cioè, ci sta... sta in HD in versione americana, non ci sta in italiano, non lo trovo. Oh! Oh! Oh. Che gli è? Non... non si sentono casini. Ah, quando cadi per terra così, premi questo cerchio che ti alza subito. Ok. No. La caschetta. Comunque te la puoi equipaggiare, l'ho visto che c'è lo slot libero. Capì? Non ci penso. No, vabbè, fatto già. Appena metti start sul primo menu ci stanno le slot vuote, là ti devi mettere la caschetta e le compresse. Ci vedi? Mamma ci sono da dopo quando, ma no. Sto gioco fa troppo schifo. E se ancora easy, cioè nel senso stai molto ritastato. Amore, come si mette la caschetta? Come si imposta? Ma ti capiti, ci sta scritto. Appena apri la schermata. Che resto idolo del ritorno? No, quello ti serve a roba. Ma perché l'hai usato? Vabbè, impostatela comunque, oggetti rapidi. Poi non c'è niente più. Mettiti pure questo. Mettilo alla fine, esatto. Poi premi direzionale su e usi l'oggetto. Direzionale sinistra-destra, scorri gli oggetti. Oh, chi te mu, Maron, non mi posso distrarre un attimo. E come si utilizzano quegli oggetti rapidi? Direzionale su, sinistro e destro gli switch. Ma perché fa così sto PC di puttana? Chi è? No, c'ho lo split screen, non sta cercando cose, Detective Pikachu, non mi esci italiano. Non usi i torrent, quale usi tu? No, uso, come si chiama? Il corsaro nero. Ma il corsaro nero a me non sarà più, sai? Devi mettere i DNS. E già li tengo, non si era. A me va. Ma tu tieni quelli di Google? Sì. Ma come io mi schifo e chi se mi coglio stesso? Oh! Maronna, sto gioco fa schifo!
Se mi passi il controller ti faccio le come saccire. Eh? Se mi passi il controller ti faccio le come saccire. Con i tasti del controller. Ah, se ti passo il controller, Rick. Sì, scusa, il corsaro nero tu come ce l'hai? Che finisce punto cc. Sì, se non mi sbaglio sì. A me non me l'apre più. È strano, io lo utilizzo. Con i DNS di Google. Manco più. Questo gioco è schifo, so. Vabbè, però Chris l'è desciotta subito. No, ma io voglio capire come si fanno i perri. Poi continuo contro chi tommi in merda. Hai capito? Devi premere la parata al momento giusto che lui ti sta per attaccare. Ho capito, ma nel frattempo mi devo già parare oppure la devo premere proprio in quel momento? Non mi devo parare. No, devi andare. Cioè, devi cercare di sincronizzarti con. Mentre la sua spada ti sta arrivando proprio mock, capito? Non ci capito. Ah, si può anche fare il tiro, cioè la spadata caricata. Sì, sì, ma non è il tempo fisico per farlo, materiale per farlo. Che t'accirano subito, io non la uso mai. Anzi, mi ero pure di ricavare, mi ero pure schivato che sì. La gitta è una po' difficile. Ma chi si come uccide? Tengo poca vita. Ciao ora. Amore, mannaggia. Lo farò mai? Dici che la farò mai? Devo dire la verità, ci stai mettendo più tempo di me, cioè io non è che ci ho messo tanto, cioè è facile questo. Ma perché voglio un buttango ho fatto che voglio un baraffo di ferri? Meno male che non sai già che tieni i sordi così, sennò già ti era uscito il totem della morte che non ti faceva avanzare più i livelli. Il Buddha della morte. Ma che si sono scarto? Ma come ti fai a fare questo? Alla pace! Ma ci fa pizzi in merda spammone. A chi si darà sempre un bacio? Perché sennò non ti arriva niente. No! E sono la fiaschetta che ti viene tutta la vita. Se non vuoi altro. Ora non bacio più. Natch. Sono morto già. No, a chi si è attaccato il buono? Vai, run in pace, guarda la sua barra. È uscito far fare home streaming, sa. Sì, sai come fa schifo. No, ma stasera muovo bre. RT dopo la deviazione, contropendente si chiama, tu dici un gioco. RT dopo la deviazione, nel senso che io paro il colpo per sbloccare il parry, devo premerlo per forza al punto giusto.
LT che sei parato, poi RT bam. Ma di chi si muovono con Mucana? Oh, oh! È molto tattico sto gioco, tipo ieri, no? A quel boss, cioè ieri, sono due giorni che sono appresso a quello boss. Mi si è inventata tutta una strategia per togliere i miei. Ho visto c'hanno i pallini di vita, no? Questo ce n'ha tutto, pure quello ce n'ha due. Uno glielo tolgo proprio easy, praticamente mi nascondo dentro le piante. Appena lui si gira, gli do la botta da dietro con il pallino rosso e gli fa l'esecuzione, no? Ovviamente. E però proprio ce l'ho anche là, e tengo potenziato, tengo tipo i contrattacchi, le cose, ma non ci riesco. Ancora non c'è una cosa che fa aumentare la vita, è troppo poco. Ma mo dal cattivo finale, da quello, gli vado con la vita al massimo oppure fischietto una vita durante? Durante come fai? Kill ha da fare l'animazione sto merda per pigliare la fiaschetta, si ferma proprio a vivere, capito? Perché poi dire una cosa che mi fa tenere così più sicuro, che è buggato tipo nella ringhiera, non riuscivo più a saltare, a un certo punto prende e me lo fa morire. Ci perso una lavoro. Madonna santa, ma come cazzo è possibile? No, ti devi parare, tu non ti pari mai qua. Fangolo, panzone. Che ti mangiato la carbonara oggi? Ti pare? Ovviamente. E che mangio a mangiare? Non so che mangio a cattare. Voglio qualcosa di buono però fresco. La pasta fredda. E devi cucinare la pasta e devi far rimanere in frigorifero. Era fa stamattina il lotto quando mi aggiustavo. Vediamo quanto costa l'ombra di Mordor. Tanto manco me la posso accattare, però giusto per CDK. Ah, così mi piace. Vedi quando fai le esecuzioni così, molto bene. Ah, bravo. Ma io anche se mi paro, loro la vita me la levano lo stesso. Dipende dal colpo, perché ci stanno certi colpi che non ti puoi parare. Sicuro. Cioè la parata è inutile, ti devi fidare, devi fare la schivata. Vai. Ecco, esatto. Tipo su gattoni in merda, mi dà tre spadate, ma fatto fuori. No, ma perché non ti pari? Non fare il perri, parati fisso. No, non nulla, allontanati. Troppo tardi. Guardati la barra sotto. Quando c'è la barra caricata al massimo sotto, significa che non puoi parare più colpi. E quello ti fa easy. Devi incominciare a schivare sempre in modo che... Shadow of War, no Shadow of Mordor. Ecco perché. Infatti c'è, troppo strano, 3 euro costa. Ah no, costa poco, però lo sai. Cioè? 6 euro. Sì, sì. Mamma mia. Folle. No, perché tengo 7 euro del mese scorso ancora sulla carta, capito? Non me lo devo sparare, mi. Vediamo quanto costa la limited edition. La Game of Year. Shadow of War. Ah, non esiste la versione gioco dell'anno. Non me lo dire se muore. Chi cazzo dici niente?
troppo concentrato. Bravo, mi stai piacendo. Va, Ralan faccia, sturattuso. Così, haha. Moled, allontanati. E beh, che si ammazza. Mettiti le compresse nell'inventario, Ralph. Te pareva. Puttana, cioè, capito? Sta Dota 2, no? Sta ancora come primo gioco per conteggio giocatori. Poi al secondo, le statistiche di Steam, al secondo c'è PlayerUnknown, poi c'è Counter Strike, poi c'è Rainbow Six Siege e poi c'è GTA al quinto posto. Ma sto Dota 2, ma che cazzo si fa? Fammelo vedere. Ah, vabbè, sono quelli là tipo LOL. Ah, si chiama Definitive Edition, quello là. Cazzi è sta animale brutto. Attendo, questo ti fa malissimo. È troppo tardi. Ah boh, l'importante è che decidi. Mulu cazzo, Shadow of War 10 gratis, no, come avevo prima. Le High Resolution Texture Pack e poi tiene il 4K. Ma tu sei a posto. No, il 4K non lo posso mettere. Cioè, penso che me lo regge, no? Però non ce l'ho il 4K al monitor. Oh, che significa? Si direbbe via di fuga, vuoi chiamare l'erede divino? E sarebbe questa la via. Sì. L'erede... Ah, sì, 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 sarebbe che devi chiamare il signore, la o transgender. Perché tu gli hai detto vicino a lui, appena trovo la via... Sono mutri, vai, vatti. Così la modalità. Non so se vi può interessare, io ve l'ho detto. Se tipo vogliamo andare, se no per me va bene anche casa di Peppe. Cosano mutri, tanta roba, beh. Ci sono stato 2 anni di fila, pure 3. No, 2. Fanno caciocavallo imbiccato, bello. Maravilla. Ah già, formaggio. Vabbè, però fanno pure i funghi, là fanno i funghi assai. Poi fanno tutte cose particolari, i risotti, le cose. Senti un po', ma la definitive edition non ci sta qua. Ma tu già non devo cattare normale, devo cattare pure la definitive. No, se è un po' cattare normale.
Non dici le cazzate. Lol. Sì, se non ci sta definitivo non me l'ha fatto. Oh, chi è un bazzuto? Eh no, a me mi porta ancora che sia stato gli riscato. Vabbè, finale costa 6 euro di più. No, questa è la Gold Edition, che significa? Chi che ci sta? No, è che se vabbè, modo da Yurochi, Chris. Ah, grazie. E diciamo il boss è quello là poi finale che ha fatto sclera Gabbo. Come si atteggi sto Sekiro? Sì, infatti mo fa la figura in merda. Lui è lo shinobi, non c'ha un nome, non lo dice mai. Zio Jericho. Che cazzo è sto imbazzuto? Ma se lo sconfiggo... Sì, tante, no, è scriptato qua, perdi per forza. Ah, ok, sono morto, ciao. Addio il braccio. I can fly. Scassa le di Edition, che significa? Ah, Definitive Edition è sbagliato. Cioè sarebbe che ti dà ah no no, Sam Killer. Guru cazzo. Guarda chi si fa un top stomaco, mamma mia. Chi è? Io ho boh, visto Cristiano che ti fa un raggio. Come ti fa un raggio? Che schifo è questo? Oni Onas. Protesi shinobi. Braccio artificiale di uno shinobi ceduto dallo scultore. Simulacro di un braccio umano dotato di diversi meccanismi che hanno progettato per raccogliere il terreno. Sì, praticamente il braccio lo potenzia con tante cose. Oh, ma tu devi guardare Devil May Cry 5. Che cosa? Devi giocare assolutamente Devil May Cry 5. Devil May Cry 5? Sì. E che faccio? Abbiamo 5. Ma Devil May Cry non è quelli che stanno in macchinette che si spara quel pistolo. Ah, che l'hanno rifatto per la PlayStation 4. È troppo bello. Ma sta pure per il computer. Sì. Vedi di su YouTube sta uno che ha fatto il riassunto di tutti i Devil May Cry in ordine cronologico. Ah, in modo che proprio 5, poi dopo ti giochi il 5, è troppo bella la storia, troppo. Sì, perché quelli i primi comunque ti devi fare era per le macchine, cioè secondo me a chi li cose quel pistola, no? Mm. E poi dopo ci stanno preso PlayStation 1, se non mi sbaglio. Sì. Mamma mia, Devil May Cry, Goppa Steam. Ah,
Steam ti danno pure il 4. Pure che grafico che c'è, no? Troppo bello. Immagino che noi siamo innamorati. Bella, prima quando con sto cabinato devi migrare. Scusa, ma David McRae non era quello che si sparava di macchinetto? Prima di sto macchinetto, scusami. Forse mi confondo con quell'altro. No, dico David McRae non era quel gioco che quando uscì inizialmente era sui cabinati, cioè che è quello là che prende le pistole e uccidevi i mostri, ti ricordi? Ma chi si ricorda? Io non me lo ricordo, la PlayStation 1 e... Come allora, no, in terza persona che dico, no, ma chi le kill? Perché mi ho scritto cabinato Devil May Cry, non mi esce niente. Lo sai che io sto cosa l'ho presa adesso? Un portello leggero là dietro. Sì. Non ci so, l'altra volta sono andato a potenziare il braccio. E casualmente ho trovato qualcosa là dietro, non c'ero mai andato. Ma che serve sto coso, sto falò? Questo è il checkpoint, capito? Per teletrasportarti, tipo Tomb Raider, i falò. E poi quando li prendi, questi qua, che fai riposa, ti recupera la vita, però... aspetta, vai qua, c'è quello che ti addestra. E questo pure l'ho scoperto dopo, questo che ti addestra. E poi comunque... sì, poi quando ti riposi, oltre a prendere la vita, poi dopo ti riescono tutti quelli che hai ucciso di compagno. Capito? È morto. Ma questo non può morire, è un zombie. Voglio ricombatterci. Sì, perché mo ti fa fare le varie cioè ti spiego una cosa e te la fa più volte. Ma perché non lo attacco? Sono a capire come funziona. Cioè, quando per l'attivazione non premi R. Ecco, adesso dovremo. Cioè, deriva proprio a file, capi? Ciao bello.
Come si posa sta spada? No, voglio orecchio. No, la passo da solo se non mi sbaglio. No, comunque te lo devi cambiare il tasto, Ok. Perché lo devi avere su L1, sai perché quando stai giocando che attacchi, no? Con L2 tu attacchi, con R2 tu attacchi, no? Però fidati bene che mentre ti combatte talmente la gente te ne devi scappare col rampino. E ti conviene averlo sull'altro tasto, sennò è più difficile. Oh, che cazzo! Mi credi che io sto bloccato un po' più avanti di questa zona, beh? Veramente? Sì. Sto bloccato un po' più avanti di questa zona. Ma te lo dico, un altro 10 minuti sei già arrivato dove sono arrivato io. Con la storia principale. Poi c'è la storia secondaria dove sto bloccato pure là. Adesso sto bloccato là, cioè mi sono impuntato su quel boss perché è più semplice di quell'altro. Ecco, tieni premuto, eh. Vabbè, coppa che sta spendersi alla insegnata. Non ti scordi i moneti, tu, tieni premuto. Ecco, fammi capire chissà quando ci stanno. Cioè, tu le puoi premere pure qua, ti arrivano pure da qua le monete. È wifi, dico, capito? Ma con che pulsante devo... È un quadrato. Vieni premuto. Ah, ci ho visto. È wifi. Però non ti sei arrivato le monete pure degli altri, sei troppo lontano. Non buon fa niente. No, come cazzo, ti servono in monete? Quello che è troppo puraccio. Come fare diverso con lui? Sì, se si può giocare tutto esperto, sto gioco. Quando devi uccidere i boss devi per forza... Tipo dove stai adesso con la secondaria, devo uccidere per forza prima questi qua. Se no, se ti ci metti col boss, poi vengono pure loro e non lo ucciderai mai. Però sti vaccari a basci. Sta roba non serve a un cazzo. Ti consiglio di metterti negli oggetti rapidi la polvere. Tipo gliela butti in faccia e poi gli si... Oh, cacciotti! No, qua i cani defletti sempre. Cioè, devia il colpo e poi li attacchi. Vabbè, mo' marambarà. Carta bassa. Mo qua sopra c'è una gallina enorme. Prendila di come si dice? Oh, questo mi sta seguendo. La gallina, questa fa malissimo, no? Non si deve fare il giro all'incontrato. Vabbè, ammatala, Michele. Vado? Vai, vai. Morto. Poi ti conviene, torna indietro. Che c'è...
c'è quel ponte là dentro, là ci sta la roba. Infatti io non mi sono fatto il giro qui. Ecco, questo ponte qua è quello là. Non questo, quell'altro. Questo è il cancello. C'è il cancello. Aspetta, perché io non sto capendo quanto stai avanti. Stai fermo? No. Il ponte è di là. Ti fai le scale sopra il cancello, davanti a te c'è quel ponte. No? Chi sei? Oh cazzo, non capisci. Non può fare niente, eh. No, ma devi andare avanti. Forse torna indietro. Ah, ho bloccato tu blocco. Non lo so, aspetta, devo vedere. Non posso di riposare, se no visto se scende, mi è andato. Bravo, questo ponte qua dentro c'ha della roba. Dove è rotto? E poi perché devi sbloccare pure questo? Questo è il checkpoint. Ok, mo questi qua, gli shuriken, se vai da questo, esatto, ti dà il braccio che lancia gli shuriken, che non servono cazzo, io l'ho disattivato proprio. Ma chi devo andare? Metti l'idolo, quello che c'è nell'inventario rapido. E metti i tempi in rovina. No, mangio gli, no, gli ancora no. Qua c'è il primo boss. Ah. Io ci ho perso tipo 3 ore appresso a questo, poi ci ho rinunciato. Se vai a tutto a sinistra c'è la scorciatoia che lo sorpassi il boss. Ah, vedo là sarebbe. È uno samurai rosso, io ancora non lo vedo qua. Io l'ho visto, mo ci provo ad andare. Prova a farti lo scontro. Io un attacco gliela riesco a togliere, lo spammavo e gli riuscivo a levare un pallino, però dopo morivo sempre. Conta che qua non c'è ancora risurrezione. Oh, fa malissimo questo mimmerdo. Lo so, tutti fanno male. Quando vedi il simbolo giapponese rosso devi sempre schivare, perché sta a fare tipo la mossa speciale, tra virgolette. Io lo sai come glielo riesco a levare un pallino? Gli salto sempre in testa e lo attacco, salto in testa e attacco, salto in testa e attacco. Quello si blocca sempre quando gli salto in testa. Sono Spider-Man. Vai con Dio, Spider-Man. Attento che qua ci sta tipo una zizzona, un troll enorme. Lo gigante femmino qui zizza fuori, fa malissimo. Se vai dietro a tutto, la puoi uccidere con un colpo solo facendo la mossa stealth. Ma non posso fare il salto tipo sulle persone dall'alto? No, non l'ho capito ancora sta cosa, secondo me si sblocca. Non lo puoi fare. Oh, pure che cazzo! Sto cazzo di air. Ecco qua dietro ci sta la zizzona, dietro a questo coso. Era da cosa? Tu sei sull'albero, no? Oh! Che mago giudo? Sì, c'è l'arciere.
Ah, tocca sto. Ma dove dovrei andare, detto questo? Sempre dritto. Ah no, qua non c'era l'arciere, ci stanno quelli col fucile, perciò di prima ti hanno preso da lontano. Che se vai dove sta quello col fucile, ci sta quella che ti dà il potenziamento. C'è una casa tutta scarrubata là. Esatto, qua. No, forza, recanna. No, 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 no. Zombie, zombie, zombie. No, che cazzo. Non metto niente per curare. Oh, hai canate zone. Oddio, scappa. Qua di questa qua la potevi uccidere Stan. Ma resta chi la dammi in merda. Poi ricordati sempre il fatto di tenere premuto quadrato. Cazzo, che se mi fa male secondo me. No, ma che si fa? Stavo pure affrontando, io l'ho uccisa però stealth, ma faccia e faccia, non devo uccidere la testa. Ragazzi. Oh, che Devi cazzo. scendere giù le scale. Le sfere amiibo della ricchezza le puoi attivare dal menu, no? E so tipo che quando uccidi le persone ti danno più soldi per un periodo di tempo limitato. Eccola quella che ti dà l'oggetto. Invece c'è dice, non sono tuo figlio, non dire nulla. Non sono tuo figlio, tanto è stato un figlio sta che non è morto. Questo qua adesso ti dà un oggetto. Sono io del giovane signore. Ti dà un oggetto che sta più. Te lo devi portare al tempio e ti fa fare la missione secondaria dove sto io. Ah. E già là trovi un'altra. Trovi l'ascia per il braccio. E poi ci sta pure la cosa di fuoco. E quella cosa di fuoco serve per uccidere il boss che sta più avanti, che è un troll gigante incatenato. Mo' se scendi a bascia a destra, ci sta tipo Aspetta, Cristiani che ho aspetta, aspetta. visto. Sì, fammi sentire a questo. Ah, ha ucciso pure la tizia. Dove dovrei andare? Scendi giù le scale, cioè giù alla vallata. E ci sta quello morto per terra, a destra. Ma no, primi visti sta. Ma che cazzo è? Oh, perché vedo fuoco qua? Eh sì, perché sta quello là sopra il tetto che spara col cannone. Ecco, questo qua. Ok, quindi ancora vivo.
Ma non morirà mai questo. Ma lo sai chi lo guarda? Ah, è sopra il tetto di fronte, dopo il cancello. No. Sto facendo delle cose poco sagge. Ma vai prima sul tetto. Oh, ma che cazzo è? Che si mi chiamo qua? Non un bacio. Che ti aspettavo? Ma che questo non è un gioco comune, cioè questo non è che ci sta kill che si tenuca non, non te, e stai vicino e non ti attacca, capito? Mi ha ammazzato. Stavi a dare tu. Però che palla, ma stanno tutti i kill là. Chi? E sono tutti vivi di nuovo. Resurrezione. Ah, finalmente si è sbloccata. La posso fare? Sì. Sì, 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 sì. Ma che se mi diamo un canonare di pack? Muori fallito di merda. Ma io non ho, non ho protezione. Come faccio? Devi saltare gli in there. Come faccio? Ambulance. Prosegui, ah, così ti faccio vedere dove è quell'altro boss e poi ti faccio vedere come sbloccare il campanello. Così lo raccomando, un attimo a faccio, così che tengo fame. Eccolo, vedi, le vedi quelle scale là in fondo? Quando sali quelle scale ci sta uno incatenato. Tipo un gigante incatenato che loro lo chiamano il troll. Mm. Che dopo un po' che ti ha visto si slega da solo. Si slega da solo e per ucciderlo ti serve un potenziamento al braccio. Che questa è una skill che mi ha dato una collega mia. Che la trovi dentro la missione secondaria che con quel campanello che ti ha dato quella vecchia. Poi infatti devi andare al tempio in rovina. Mettere il potenziarti il braccio, metterti il campanello dentro a una cosa e hai fatto. Vabbè, non mi fai vorrei. No, fallo adesso. Ha ragione. Perché adesso se vai avanti non puoi proseguire. Devo andare all'idolo del ritorno. Aspetta, chi si chiede? Ah, tempi in rovina. Sì, perché poi ti fai mossi wrestling, capito? Ah, questo è per comprare le cose. Prendilo, vai, questo ti serve per il gigante. Tubo lanciafuoco. Sì, e lo devi andare a mettere dentro al braccio, però. Lo devi andare. Devi andare al tempo in rovina. Valla a vedere il boss, va a vedere come è fatto. No, aspetta, devo tornare alla rete. Che ci fa con campanile? Ma te lo spiego. A me mi porta ancora che sei okay, a fare. Sono arrivato. Aspetta, tengo caricamento. Parla con lui, parla con quella, vabbè, quella è quella dei semi di zucca, non ti interessa. Questa ti ricarica la fiaschetta, quei semi di zucca. E io ancora non ci sono riuscito a trovarsi, sì. Sangue di drago. Sonoglio ha qualche significato per te? Se si parla con lo scultore, lui sa molte cose su Buddha. Sì, sì, tu entri sulla sinistra, ci sta tipo
una cosa che gli metti il sonaglio. Però prima di fare questo, vai da lui e fatti potenziare il braccio con i due potenziamenti, gli shuriken e il fuoco. Shuriken caricato. Infatti. Poi ci sta pure il fuoco. No, non tengo fuoco. Come, ti ha rado quello fuoco? No, ma rado fuoco, mica coso. E io come l'ho sbloccato quello coso? E che ne faccio? E invece un po' quando entra all'inventario le foglie. Guarda, canna sputa fuoco. Una volta dentro la tenuta irata abbiamo trovato una canna che sputava fiamme. I ragazzi l'hanno usata per accendere un fuoco e iniziare a bere. Probabilmente era lo strumento di uno shinobi. Forse siamo aggia io alla tenuta irata per trovarlo. No, la tenuta irata sarebbe proprio dopo il troll. Allora devi andare, devi mettere prima il sonaglio dentro a quel coso e forse più avanti là l'ho sbloccato. Cioè nella missione secondaria. Il cane che sta. Ma che succede? Io praticamente qua sto bloccato. Sto bloccato al troll là. Però ancora non ho provato il fatto del fuoco. Perché mi sono messo a fare la secondaria. Mo' praticamente te trasporta 3 anni prima. Capito? Ma tipo nel passato, vai. No, ma la live come sta andando? Quante visual? Come si fa a vedere? Uno spettatore attuale? Io. Sì, bitch. C'hai quanti like? 2, uno è mio, uno è tuo. No, è Najmis. Veramente? Te lo giuro. Ho porto 2 like, io Najmis uno su. Io non l'ho messo. Chi è emblema spiritico? Sono quelli là che ti sbloccano, cioè sono quelli che tu consumi quando usi il braccio protestetico, come cazzo si chiama. Perciò ti dico, le monete ti servono per acquistare poi le volte che puoi usare il braccio, capito? E tipo ogni cosa c'ha un... tipo le shuriken ne usano uno, quando usi tipo il fuoco te ne spreca 2 di emblemi. Tenuta irata. Buongiorno. Ah, allora qua è che ho preso il fuoco. E qua prendi pure l'ascia. E io comunque sei arrivato dove sto io. Sto bloccato al boss di qua e al boss di là. Di questa storia qua. Non ci capisco. Io ormai qua mi ho imparato a memoria come ho uccidere la gente. Poi arrivo alla fine e non riesco a uccidere il boss. Oh beh, oh. Ci sta un attimo, ma abbiamo preso per il mercato e mangia, capito? Ah, uno cazzo ha cercato un petto. Lo sterno. Vabbè, ci sono lì. Stacco io. Vabbè. Ciao. Ciao.